Hello everyone, dal letto disfatto di casa mia, come ogni volta. Non riesco nemmeno a fare il letto, tra l'altro non so se si vede, ho un livido enorme, ho dato una botta sempre su questo letto. Oggi ho un ospite speciale, oggi parliamo di cultura italiana e cultura spagnola. Questo ragazzo che sto per intervistare è un ragazzo che in pochissimo tempo ha imparato l'italiano benissimo, lo vedrete con i vostri occhi, e che fa anche un sacco ridere perché online lui è presente su YouTube ed è presente anche su Instagram, ha anche molti follower e fa delle scenette che sono divertentissime. Se vi interessa un po' la cultura spagnola o la lingua spagnola, vi consiglio di andarvela a vedere, io lascerò i link qui sotto. Prima di iniziare però con l'intervista voglio parlare un minuto dello sponsor di oggi, che è Cambly. Cambly, ormai lo conoscete bene, è quella piattaforma online che ti permette di fare pratica col tuo inglese, di migliorarlo, di impararlo, perfezionarlo, perché è adatto a tutti i livelli, con tutor madrelingua disponibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, quindi super comodo, possibile fare lezione dal cellulare, dal computer. I prezzi sono super abbordabili, anche perché questo mese con il mio codice sconto, quindi tutto febbraio, avrete il 50% di sconto sui piani annuali. Inoltre da questo mese è possibile fare lezione con i propri amici, cioè Cambly ti dà l'opportunità di prenotare la tua prossima lezione invitando due tuoi amici. Possono essere amici, colleghi, familiari, la fidanzata, chi vuoi tu, e fare la lezione insieme. Questo è divertente un po' perché può essere un'esperienza simpatica, un po' perché magari ti senti più tranquillo o più allegro a parlare inglese con i tuoi amici e un insegnante chiaramente. Quindi c'è questa opportunità. In più da questo mese c'è anche il servizio di Cambly News. Cambly News sono degli articoli di attualità, di tutto ciò che si può trovare in un giornale, però ripresi, rielaborati un po' da Cambly, adattati ai vari livelli, dove ci sono dei piccoli approfondimenti su magari delle parole, lessico, quindi è un materiale gratuito, prezioso, utile per chi sta imparando una lingua e sta cercando di migliorare la lettura, la comprensione e il lessico. Inoltre una lezione di prova di 30 minuti viene 1 euro. Questo è il mio codice per questo mese, check it out and let's go back to the video. Oggi abbiamo un ospite speciale, Miguel! Ciao! Bene, tu, mamma mia, ho parlato un pochino con lui prima di iniziare a registrare, cioè, ma parla proprio benissimo, anche in romano. Dopo, adesso ti faccio tutte le domande, però davvero sono rimasta abbastanza impressed. Iniziamo! Iniziamo. Di dove sei e dove vivi ora? Allora, io sono spagnolo, sono nato a Murcia, non so se la conosci. Di nome sì, però... Ok. Sai come mi piace chiamare Murcia? Il Molise della Spagna, perché non lo conosce nessuno. E dall'altro anche in Spagna c'è il meme: Murcia non esiste, non esiste. No! È proprio come il Molise, quindi io la chiamo il Molise della Spagna. Sono nato lì, poi mi sono trasferito a Madrid. Ora abito nella capitale. Due, quando e perché hai iniziato a studiare l'italiano? Ho iniziato a imparare l'italiano a novembre 2020. Praticamente avevo appena finito l'università, avevo preso anche il C2 di inglese. E quindi lì ho deciso di continuare a imparare nuove lingue. E niente, l'italiano è stata sempre una lingua che mi è piaciuta. Ho viaggiato tante volte in Italia, però non ero mai riuscito a parlare con nessuno, a fare amici. Parlavo in inglese, un mix fra inglese e spagnolo. Quando ho avuto l'opportunità ho detto dai, inizio con l'italiano. E devo dire che all'inizio non capivo nulla, cioè tante persone dicono che l'italiano e lo spagnolo sono uguali, io non capivo niente. Seriamente? Eppure tu parli un sacco di lingue. Sì, parlo anche francese, portoghese, inglese, e mi piacerebbe imparare altre lingue. Le lingue romanze ce le hai tipo tutte, cioè ti manca il rumeno, hai tipo tutte le lingue romanze. Comunque sono facili, cioè una volta che impari magari l'italiano e il francese riesci a imparare anche il portoghese, è più facile, no? Certo, perché è più appigli. Se una cosa è simile al francese, una cosa è simile all'italiano, una cosa è simile allo spagnolo. Io per esempio mi sono resa conto, portoghese non lo parlo, ma se lo leggo capisco tutto, cioè letto capisco tutto. L'80% del portoghese è uguale allo spagnolo, le parole proprio uguali. Quindi in realtà tu hai iniziato a studiare 3 anni fa perché c'avevi questo interesse per l'Italia. Esatto, conoscevo un canale di YouTube che si chiama Nathaniel Drew, non so se lo conosci. Io lo conosco. E lui ha fatto un'intervista con uno youtuber italiano che si chiama Marcello Ascani, e lì ho conosciuto il canale di Marcello, ho iniziato a guardare i suoi video e guardavo tutti i video senza capire nulla. Io prendevo nota delle parole che non conoscevo e piano piano il mio cervello ha iniziato a capire tutto. E c'è stato un giorno in cui ho detto ma capisco tutto. Capisco. E quindi è stato molto divertente perché ho chiamato mio padre e ho detto cioè l'italiano si capisce, no? È praticamente uguale allo spagnolo, e mi dice io non capisco nulla, e dico non ci credo. Allora sto imparando. Tu non hai fatto neanche un corso? No, mai. Non ho fatto nessun corso. Sicuramente lo spagnolo aiutava,
Poi parlavo anche l'inglese, l'italiano è stata la mia terza lingua, poi il francese e il portoghese sono arrivate dopo. Dopo quanto che in 3 anni hai fatto? Sì, il francese ho iniziato tipo 7 mesi fa, però è semplice per me perché si assomiglia molto all'italiano e poi se non si assomiglia all'italiano si assomiglia allo spagnolo. Ovviamente la pronuncia lì è molto difficile, la grammatica è difficile, però mi piace imparare come, un po' come fanno i bambini, no? Parlano, sbagliano e si fanno correggere gli errori, poi anche ascoltare tanto. E facevo degli amici, gli dicevo, per favore correggimi gli errori perché non voglio ripetere gli stessi errori per sempre. Anche io lo faccio qui a Gran Canaria. Ogni tanto però faccio degli errori stupidi. L'altro giorno stavo con una videocamera, stavano facendo un concerto alla Murgas, così. Mi è caduta la videocamera e mi si è rotta, proprio rotta. Morta, era una videocamera nuova. E quindi ero già nervosa, le ho detto alla mia amica, oh, se mi ha rompito la camera. E ella mi disse, rotto. Io... Quindi direi che serve anche sapere quando correggere gli errori. Domanda numero 3. Hai vissuto in Italia? Se sì, dove e quanto? Non ho mai vissuto in Italia, però ho fatto un sacco di viaggi in Italia. La conosco praticamente tutta, l'ho girata dal nord al sud. Sono stato nelle città più conosciute, più gettonate, tipo Roma, Firenze, Venezia. E poi ho fatto anche piccoli paesini con alcuni amici. Poi la fortuna che ho avuto è conoscere tante persone italiane e ogni volta che vado in Italia magari mi ospitano, mi fanno conoscere posti che magari se fossi un semplice turista non avrei mai conosciuto, quindi è figo. Nei tuoi viaggi, quali sono le cose che più ti hanno colpito dell'Italia? Allora, in realtà, devo dire che l'Italia e la Spagna, no, sono molto simili, no? Cioè, soprattutto per quanto riguarda la gente, magari più il sud è più simile alla Spagna, più il sud dell'Italia è più simile alla Spagna, alla mentalità della gente. Però comunque mi è piaciuto tantissimo il cibo, sicuramente. Devo dire che da quando ho iniziato a imparare l'italiano, poi ho conosciuto la vera cucina italiana. Cioè, nel senso, ormai se vado in un ristorante, magari qua in Spagna, ordino la carbonara e mi portano qualsiasi cosa, non riesco a mangiarla. E perché ci mettono la panna? Perché ci mettono la panna? Al sud dell'Italia, per esempio, uno dei viaggi più belli che ho fatto Toscana, Campania e Sicilia. E proprio in Campania ho mangiato un botto. Cioè, poi ero con un mio amico, la sua famiglia ci stava dando da mangiare ogni secondo. Tipo, io finivo e dicevo, sono pieno. Dicevo, no, però manca ancora questo e questo e questo. Fighissimo. Ti giuro, anche la gente è molto, molto vicina, molto simpatica, quindi... Infatti, vabbè, io voglio passare all'altra domanda. Ne salto una, però siamo in tema. In cosa pensi che gli italiani e gli spagnoli siano simili o uguali? Un po' questa maniera di essere calorosi, no? Con le persone. Di solito si dice che magari al nord dell'Italia questa cosa non succede, o al nord della Spagna non è così. Dipende anche dalla persona, no? Cioè, non mi piace generalizzare perché ho conosciuto tante persone italiane, tante persone spagnole, e un po' dipende dalla persona, però in generale le persone sono molto simili, vogliono stare tranquilli, andare al mare. Lo dico per quello che ho vissuto io nella mia regione, magari in un'altra regione è diverso, però ho visto un po' di somiglianza in questo Beh, ambito. Di piacere, anche... sì. E in che cosa siamo diversi secondo te? Questo non, in realtà non saprei dirti, però per esempio ci sono orari, per esempio, per andare a mangiare. Io mangio alle 15, ora sono le 16:23, potrei mangiare anche quest'ora. Però in Italia, mi ricordo quando sono stato al nord dell'Italia, c'erano delle volte in cui mangiavo a mezzogiorno, all'una. Direi che in realtà ci sta. A me è piaciuta questa cosa, perché poi ti sembra che la giornata è più lunga. Io sono molto più orari spagnoli, posso mangiare alle 3, alle 4, la sera mangio alle 10:30, sono contentissima di questi orari, perché così ti sembra che la giornata è più lunga, perché per me nella mia testa quando io ceno la giornata è finita. Se ceno alle 7 la giornata è finita alle 7, se ceno alle 11 ho tutte queste ore. Ho una domanda invece sulle differenze, perché io sono 2 anni che comunque sto a Gran Canaria, quindi ok, sì, sta un po' lontana dalla penisola, però comunque è Spagna. Secondo te il senso dell'umorismo è diverso tra italiani e spagnoli? Ma se io in realtà non ci ho mai pensato, però direi che in realtà è molto simile. Perché se mi fai questa domanda magari pensi un'altra cosa. L'umorismo di Roma è un umorismo molto sarcastico, dove ci si prende in giro un sacco e si prende in giro l'altra persona un sacco. E a volte io mi rendo conto che in Spagna all'inizio le persone con cui interagivo non mi capivano, non capivano che erano battute, pensavano che li stessi offendendo, che stessi parlando male di me stessa, e mi dicevano non dire così. Sì, no, è vero che poi questa cosa qua dipende anche dalla persona, no? Come dicevo prima, no? Però sì, è vero che in generale le persone di Roma
sono molto sarcastici. Questo ora che lo dici, ci sto pensando, alcuni amici sono molto di fare battute su di loro, sugli altri. Però direi che magari le cose che ci fanno ridere sono più o meno le stesse cose. Poi magari ci sono magari le serie che vanno tantissimo qua in Spagna, o i film che vanno tantissimo qua vanno anche tantissimo in Italia. Tipologia di contenuto che funziona su TikTok in Spagna funziona anche in Italia. Siamo comunque molto vicini e ci piacciono le stesse cose più o meno. Sono super d'accordo, nel senso, è vero che sono comunque due culture diverse che hanno le loro differenze, però se io paragono, anche solo, sai che ho vissuto in Giappone e ho vissuto un po' anche in America, se lo paragono, ok, con il Giappone completamente diversi, abbiamo delle cose in comune ma siamo parecchio diversi, ma anche con l'America, che uno dice, ah, l'America occidentale, c'è un mondo tra un italiano e un americano, rispetto a un italiano e uno spagnolo siamo molto più vicini. In Spagna io sento un botto nella radio di reggaeton, tantissimo reggaeton, e le parole del reggaeton sono: ammazza quanto mi piace il tuo culo, voglio fare delle cose, oppure tipo, se mi lasci sti cavoli io vado fuori, mi ubriaco e me ne trovo 10. E invece in Italia noi siamo di cuore, perché mi hai lasciato, io sarò depresso per 10 anni fino a che non ti rincontrerò. No, hai ragione. Però comunque anche in Italia è gettonato anche il reggaeton. Adesso, sì, da qualche anno, perché mi ricordo, sono stato a Roma. La mia prima volta in Italia, dopo aver imparato l'italiano, è stato tipo 2021, che sono andato a Roma con degli amici spagnoli, e lì ovunque c'era reggaeton. E noi dicevamo, ma siamo in Spagna o siamo in Italia? Perché... Però è ultimamente, perché quando io crescendo, il reggaeton era sempre visto come un genere di serie B. Ma direi che anche in Spagna, in realtà, quando ero più piccolo, cioè tutti quanti lo vedevano come un genere di musica, sì, serie B, sì, esatto, perché comunque il reggaeton in realtà è latinoamericano, no? Però comunque sì, ormai, cioè, nel senso, la gente è immersa, proviene in quel genere di musica. Allora, quando sei in Italia, ci sono delle cose che ti mancano della Spagna? In realtà no, devo dire di no. No. E poi ti racconto un aneddoto. Io in realtà, quando ho imparato l'italiano, poi ho preso il C2 di italiano, volevo anche vivere in Italia. E quindi stavo cercando la maniera di vivere in Italia, ho trovato lavoro, però alla fine non ce l'ho fatta. Ho trovato lavoro in italiano, però a Madrid. Io ho iniziato a lavorare in un ufficio a Madrid, però tutto il mio lavoro si svolgeva in italiano. La tua decisione di imparare l'italiano ti ha cambiato così tanto la vita? Esatto, sì, a me, cioè, imparare l'italiano ha cambiato la vita, questo lo dico sempre. Non so se magari altre lingue, tipo francese, portoghese, altre lingue mi cambieranno così tanto la lingua in futuro. L'italiano mi ha cambiato tantissimo la vita. Io non me l'aspettavo, perché è stata una cosa totalmente random. Però è vero che mi ha spinto a fare tante cose, a conoscere nuove persone, e quindi quello mi ha aiutato tantissimo. Quando sono in Italia, mi sento veramente a mio agio, da Dio, si mangia benissimo. Se sono in Spagna mi piace stare qua, se sono in Italia mi piace stare in Italia. E quando passo dei lunghi periodi in Italia e parlo solo italiano, poi torno in Spagna che non mi ricordo di come si parla lo spagnolo, magari parlo con i miei genitori, gli dico qualcosa, tipo qualche espressione italiana, letteralmente in spagnolo, mi dicono, che stai dicendo? Questo mi succede tantissimo. Questa è una cosa di noi poliglotti, cioè io vivo tra inglese, spagnolo e italiano, e ogni tanto quando parlo con amici di altri posti, ti giuro che mi sento proprio stupida, perché so che sembra che lo faccio apposta, che dico, ah, come si dice quella cosa, non mi ricordo, ma è davvero così. Questa cosa succede, e non è per sembrare fighi, per tirarcela, no, succede veramente. È strano che tu non sia riuscito a vivere in Italia, perché adesso che comunque lavori per te stesso, parli italiano, essendo europeo non hai neanche problemi di visto. Sì, no, però comunque non ho trovato nessuna opportunità, lavoro anche da remoto, anche con un'agenzia italiana, ho iniziato a guardare i video su YouTube in italiano di Marcello Ascani. Ora lavoro nella sua agenzia, la sua agenzia è tutta da remoto. Comunque tutte le cose che mi sono successe negli ultimi anni sono molto 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 collegate all'italiano, al fatto di aver imparato l'italiano. Per chi stia ascoltando questa intervista, imparare una nuova lingua ti può cambiare la vita, assolutamente. Dimmi una cosa dell'Italia che non ti piace. Non lo so. Allora, aspetta, in realtà ha senso, perché non ho mai vissuto in Italia, ho sempre fatto il turista, e quindi è bello viaggiare, il cibo, gli amici, conoscere nuovi posti, quindi non vedi
il lato negativo. Magari se ci vivi, perché io tanti dei miei amici italiani mi dicono no, ma perché ci sono questi problemi, io non li vedo perché non ci vivo. Però magari puoi vedere dei difetti più superficiali, tipo Roma non è la città più pulita del mondo, io questo da romana lo vedo. È vero, non ci pensate come l'hai detto. E, per esempio, Roma è un gioiello, è un tesoro a cielo aperto e questa cosa mi è stupita. Potrebbe essere più pulita. In realtà non capisco perché succedono queste cose. E la gente, e il governo, tutti quanti potrebbero cambiare la situazione. Non so cosa succede, però sono queste piccole cose che vedo da turista, no? In generale mi piace tantissimo l'Italia. Ogni volta che ci vado, ti giuro, mi sento benissimo. La mia domanda era parlami di cosa fai ora, ma in parte mi hai risposto. Però io so anche che tu insegni lo spagnolo agli italiani, giusto? La mia domanda era soprattutto per gli italiani che vogliono imparare lo spagnolo. Secondo te è difficile per un italiano imparare lo spagnolo e in cosa, in particolar modo? Che cosa della lingua spagnola risulta difficile agli italiani? Tra l'italiano e lo spagnolo devo dire che non trovo molte difficoltà, però è vero che non sono uguali. Cioè questo concetto qua non è vero per niente, poi ci sono i falsi amici. Tu cioè... fai video carinissimi che mi fanno morire dalle risate. Esatto, quello è diventato il mio format principale. Alcune persone hanno questo concetto che lo spagnolo e l'italiano siano completamente uguali, o questo concetto di aggiungere la S alla fine delle parole in italiano, o gli spagnoli che dicono che è lo spagnolo però aggiungiamo ini a tutte le parole. Cioè, questa cosa non è vera, ovviamente. Per quello che ho vissuto io con gli studenti di spagnolo italiani, con motivazione e parlando tutti i giorni e ascoltando tutti i giorni, velocemente riescono ad imparare lo spagnolo. E secondo me gli italiani sono molto più esposti allo spagnolo che lo spagnolo agli italiani. Per le canzoni e per le serie, per esempio, ci sono gli amici che non hanno mai studiato lo spagnolo, però hanno visto La Casa di Carta, tutta la serie in spagnolo. E quindi magari vengono qua e si ricordano delle parole. Hola, ¿cómo estás? Di solito gli spagnoli non conoscono l'italiano. Non si studia a scuola in cioè in Italia lo spagnolo si studia magari per le persone che fanno il linguistico. Noi studiamo il francese, inglese, quindi adesso si studia anche alle medie, ma comunque oggettivamente c'è proprio molto più contenuto in spagnolo, perché ci sono molti più paesi in cui si parla lo spagnolo. Per me imparare lo spagnolo non è stato difficile, comunque penso che se uno vuole comunicare e farsi capire lì è facile, però per perfezionare la lingua lì è difficile, perché le preposizioni sono diverse, ci sono delle costruzioni. Noi ci affidiamo così tanto all'italiano che parliamo tranquillamente, però per esempio un quando sei a Mallorca me comprare un coche a me in italiano, cioè, suona proprio strano, io non metterei mai un congiuntivo lì. Quindi se tu vuoi fare quel gradino, lì è dove effettivamente è proprio difficile. Sono d'accordo. Esatto, magari per farti capire, per le cose basiche, è molto semplice, però quando devi fare un discorso molto profondo, però sviluppare una conversazione di qualsiasi argomento, è sicuramente più difficile, e se devi usare le preposizioni corrette, il congiuntivo, per esempio per gli spagnoli che imparano l'italiano, il congiuntivo può essere difficile perché il subjuntivo in spagnolo non si usa nella stessa maniera. Per te in questo momento, visto che parli benissimo, c'è però un qualcosa su cui ti stai concentrando che vuoi migliorare nel tuo italiano? Allora, per esempio negli ultimi mesi, siccome lavoro tantissimo online, cioè lavoro col computer e non parlo con tante persone, ho notato che la mia pronuncia è peggiorata un pochino. Io lo noto, perché magari ascolto video o audio di qualche mese fa, mi piace di più la mia pronuncia di qualche mese fa. Sì, soprattutto la Z, mi faccio fatica. In spagnolo, per esempio, zapato, e poi magari dire finalizzare, cioè faccio un po' più fatica, no? Cioè la Z quella con la D, cioè Z. Esatto. Sì. Vabbè, io direi che la tua pronuncia è davvero molto 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 buona. Cioè non hai una pronuncia che dove quando parli io dico spagnolo, assolutamente no. L'ultima domanda: ti potresti vedere mai in Italia a lungo termine in futuro? Quello non lo so. Io prima ero fissato, volevo vivere in Italia, lavorare in Italia, volevo fare tutto in Italia. Ora però, siccome sto imparando anche altre lingue, voglio conoscere altre realtà, amo l'Italia, però comunque ovviamente devo dire sì, se in futuro dovessi vivere in Italia mi piace tantissimo, però ora come ora dipende. Bene, grazie mille, mi è piaciuta molto questa intervista, sei stato onesto, spero che a voi ragazzi sia piaciuta, lo so che a noi piace sempre quando qualcuno che non è italiano prende il tempo per imparare la lingua, scoprire la cultura, esplorare il paese, apprezzare quello che l'Italia ha da dare, è sempre bello, quindi grazie. Per dirti thank you, perché il mio canale è sempre un po'
Centrato sull'inglese, però no. Sì, per me esce gracias, perché qui alle Canarie non sei fea. Sì, sì, gracias. Non c'è la C. Ah, dicono proprio gracias. Neanche la S. Grazie. Io, ragazzi, vi ricordo che metto comunque tutti i suoi link qui sotto. Fate contenuti che a me fanno spaccare delle risate. È un po' quello che faccio io su Instagram, però in versione spagnola. Quindi, boh, per me è divertente. Grazie mille, ci vediamo alla prossima. Grazie. Un piacere. Ragazzi, grazie di aver guardato. Vi ricordo anche il link di Cambly con il mio codice sconto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!